noi siamo in diretta telefonica con Gianfranco Pisano. Buongiorno. Buongiorno. Allora, Gianfranco Pisano, presidente dell'associazione Soccorso Senza Barriere, questa sera a San Nicola Arcella un incontro di presentazione sia dell'associazione ma anche per parlare di altri di altri argomenti che riguardano anche la protezione civile locale, giusto? Certamente, questa sera trattiamo due aspetti fondamentali, che è la delibera 135 del 2015, quella della tutela delle persone con disabilità in emergenza e la mappa sinottica della disabilità in caso di eventi. E con questa mappa sinottica noi abbiamo la possibilità puntuale di capire dove c'è bisogno del nostro soccorso specializzato per le persone con disabilità e andare a dare un soccorso qualificato, mandando i mezzi idonei. Il secondo aspetto di questa sera riguarda una scheda di autocensimento, sì, per persone con disabilità che trattiamo. Abbiamo inviato già le pecche comuni come direttiva da parte di Soccorso Senza Barriera. FANDC e FISH sono le due federazioni con disabilità nazionale che riguardano la tutela delle persone con disabilità e a tutto campo. L'altro aspetto che tratteremo è un'impostazione di esercitazione per posti di comando, cioè facciamo vedere come si gestisce un'esercitazione e dare il soccorso alle persone. Ecco, questa è l'attività che svolgiamo questa sera. Ecco, quindi ci sembra di capire che proprio anche dal nome dell'associazione, la vostra è un'associazione che guarda proprio ai disabili, quindi. Allora, Soccorso Senza Barriere nasce del soccorso alle persone con disabilità in emergenza. Questa associazione... Ecco, perché vogliamo ricordare, sono dei pazienti che devono essere trattati con un diversamente, con protocolli diversi, no? Esatto, ognuno con una specificità. Le faccio un esempio. Sì. Una persona con disabilità cognitiva deve essere trattato da un aspetto psicologico, psichiatrico, quando si va a soccorrere. Una persona non vedente è più semplice da soccorrere anche col tipo di mezzo. O una persona allettata, bisogna dare un mezzo e un soccorso differente, quindi si va a vedere a 360 gradi le necessità del paziente, della persona a cui soccorrere e dare il miglior soccorso possibile. Ecco, quindi è bene anche specificare questo. Il vostro impegno sul territorio, ricordiamo, è anche è supportato da parte della protezione civile locale. Allora, noi abbiamo un impegno su tutta la regione Calabria, dove abbiamo dei riferimenti territoriali. Sono circa 60 associazioni locali che fanno parte sia della protezione civile che delle persone con disabilità, quindi non è un'associazione, Soccorso Senza Barriere è un'associazione di associazioni che abbraccia tutti i tipi di associazioni in riferimento al decreto legislativo 1/2018 che riguarda che possono far parte della protezione civile non solo le associazioni che sono definite protezione civile ma qualsiasi tipo di associazione, perché in caso di emergenza, le faccio un altro esempio, sì, non c'è bisogno solo di chi va a soccorrere a prendere le persone e portarle in sicurezza, c'è bisogno di allestire le aree, la ricettività, chi fa anche la GESI che riesce a gestire i piccoli in caso di emergenza è un supporto alla protezione civile, perché la protezione civile non è un campo o un gruppo, è bensì è il soccorso, protezione civile è il coordinamento di tutte le forze in campo. Bene, allora ricordiamo l'appuntamento di questa sera. Alle ore 21 presso la sede dell'associazione SNA in San Nicola Arcella, per delucidare alla popolazione e ai soccorritori un po' di pianificazione d'emergenza.